può essere qua. E com'era? E io sono disoccupata, sono invalida, mio marito è disoccupato, abbiamo uno sfratto di per morosità perché non siamo riusciti a pagare l'affitto. Oggi è al terzo accesso dell'ufficiale giudiziario e perché non abbiamo avuto nessun aiuto da parte né del comune né dell'amministrazione comunale, e grazie a voi siamo riusciti ad avere un rinvio fino al 15 gennaio, che è una cosa molto importante perché ci dà un po' di tempo per trovare una soluzione. Allora, il dato di oggi è che siamo riusciti, anche se in breve tempo, a organizzare un picchetto antisfratto qui a Bellaria, che è riuscito a portare un prolungamento del tempo di permanenza in casa fino al 15 dicembre, gennaio. Un altro dato oggettivo di questa giornata è che a fermare questo sfratto c'erano persone indigenti, homeless, persone che comunque sono state attivate tramite percorsi sociali sul territorio. E presenti oggi ci sono gli abitanti del Villino Ricci, che sgomberato da poco hanno comunque portato sostegno a una famiglia che si trova in un'oggettiva difficoltà. Il passo successivo sarà comunque provare a creare un minimo di struttura, di relazione, per portare avanti una progettazione a sostegno di questa famiglia. Io sono Rudy, un abitante del Villino che è stato il 23 novembre sgomberato, e sono qui a Bellaria a portare il mio sostegno, la mia solidarietà a una famiglia che purtroppo anche loro oggi avevano uno sfratto. E con poche parole, bene o male, siamo riusciti ad avere un rinvio fino al 15 gennaio. Volevo dire questo, che purtroppo come questa famiglia ce ne sono tante altre che, non avendo un lavoro, non possono sopportare l'affitto. Se dovessero pagare l'affitto non mangiano, e io penso che è meglio mangiare che pagare l'affitto, perché la salute è molto importante. Ci sono molte famiglie così e dobbiamo sputare in faccia tutti i politici. Perché anche i comuni, no? Perché non danno un aiuto, né assistenti sociali, né sindaci. Loro pensano solo a se stessi, non pensano alle famiglie che da oggi a domani si possono ritrovare per strada, specialmente adesso che si avvicina l'inverno e fa molto freddo. Una casa per tutti e sempre forza al Villino Ricci.